Bentrovati. Nel tourbillon di parole che si è scatenato da qualche giorno a questa parte, ognuno ha detto la sua, ognuno ha spiegato la sua versione, ognuno evidentemente ha cercato di portare l'acqua al suo mulino. Ha parlato il presidente Canonico, ha parlato Zeman, dalle rispettive angolazioni hanno provato a giustificare il fatto che si è arrivati alla rivoluzione del progetto tecnico. Fateci caso, però, Canonico in questi giorni ha accuratamente evitato di parlare di Peppino Pavone. Peppino Pavone, al quale, ricorderete, erano state affidate le chiavi del progetto tecnico, e questo sinceramente ci ha colpito e non poco, perché, come dire, questo passaggio sta lì a confermare che evidentemente si è arrivati ad una frattura insanabile fra le parti. Un confronto ci sarà stato, è inevitabile. Immaginiamo che, insomma, le due parti avranno anche vomitato di tutto e di più. Ci sembra però di capire anche dall'atteggiamento del numero uno del club rossonero che nel complesso non gli sia piaciuta la gestione di questo progetto tecnico, perché forse Canonico è in qualche passaggio nell'editto che ha diramato nelle ultime ore la si coglie questa cosa. Evidentemente si aspettava che Remida Pavone trasformasse in oro tutto quello che toccava. Evidentemente non può essere così nelle casse sociali. Non sono arrivati, non è arrivata moneta sonante, perché, insomma, non c'è stata valorizzazione del prodotto messo a disposizione di Zema. Anche se poi, per esempio, non dimentichiamo che un giocatore come Nicoletti a gennaio è andato via, è stato realizzato una plusvalenza. Poi vorremmo capire bene anche l'operazione Mercai e Vitali con il campo basso, ma questo lascia il tempo che trova. Pavone è rimasto in silenzio, probabilmente non replicherà mai a, come dire, quelle che sono state le dichiarazioni della proprietà. Lo conosciamo bene, rientra nel suo stile, si terrà tutto dentro, però, insomma, chi ha gli elementi a disposizione per valutare poi le sue considerazioni evidentemente le farà. Pavone ha fatto assolutamente per intero il suo dovere, ha allestito comunque una rosa di una certa qualità, per quelle che erano anche le risorse a disposizione da mettere appunto fra le mani di Zdeněk Zeman. I risultati alla fine hanno parlato, anche se c'è poi lo scontento finale della proprietà, però oggettivamente chi sa e capisce di calcio sa che questa non è un'annata assolutamente di basso profilo. La domanda però è questa: perché il patron non ha voluto riconoscere alla sfera tecnica, più nel complesso, dunque a Peppino Pavone e al tecnico Zdeněk Zeman, di aver svolto un lavoro proficuo e di aver gettato le basi per costruire qualcosa di importante da queste parti? Probabilmente non lo sapremo mai.